Quest'oggi siamo tornati su The Hunter Classic e siamo a caccia di cervi coda bianca. Mi sono preparato un percorso da seguire e partiremo dalla loggia della Trapper, cioè nel punto in cui ci troviamo adesso. Mi dirigerò verso questa torre dove di solito si trovano due o tre cervi coda bianca. Poi passeremo per tutte queste coste, su queste isole. Da qua ci teletrasporteremo alla mia tenda e casomai non dovessimo trovare niente proseguiremo ancora lungo tutte queste coste qua. Ovviamente cercherò di trovarne uno che magari sarà almeno da un punteggio, da almeno da 190-200 punti. Speriamo soprattutto di trovarla, anche perché ho una missione da fare. Ora io non volevo proprio trovare la femmina così che mi venisse da davanti così, però ho provato in tutti i modi a piazzare il mio Tristan che mi sono portato dietro, ma purtroppo dobbiamo accontentarci un attimo così perché non la posso posizionare da nessuna parte. Quindi ora utilizziamo l'arco, vediamo se ci arriva, ma dovrebbe decisamente arrivarci perché il suo rage praticamente arriva a 60 metri, quindi... /70, quindi ha un buon rage. Sto usando al momento le frecce con... il segnalatore, che ne ho ancora due, quindi dopo dovrò usare per forza le altre perché ne ho solo più due di quelle che con il segnalatore. Ora, confermiamoci questo cervo coda bianca femmina. Primo cervo coda bianca femmina, normalissimo. Purtroppo quest'oggi non c'erano neanche delle competizioni di The Hunter per i cervi coda bianca, quindi non ho potuto fare una competizione perché ce n'era in realtà una per con la balestra Tamepoint, che io tra l'altro ho, però si attiva domani. Comunque ragazzi, nel mentre che mi dirigo verso la torre da caccia, vi ricordo che in descrizione trovate due link, uno per scaricare The Hunter se ancora non ce l'avete e quando lo installerete troverete già anche dei soldi e degli oggetti da caccia che in più se lo scaricate dal link appunto qua sotto in descrizione. E poi trovate anche un link del mio server Discord ufficiale dove potete trovare tutte le informazioni per i server in multiplayer, dove potete giocare con me. E la coda bianca che abbiamo là davanti non sembra nemmeno l'unica a essere qua perché ce ne abbiamo una di fianco qua. Poi ce n'era anche uno laggiù che però è sempre una femmina. Comunque l'arco devo dire che per cacciare i coda bianca in questa mappa non è per niente male, perché non fa rumore e quindi non fa scappare gli animali a meno che non sono in un raggio di 30 metri di dove ci si trova praticamente. Quindi qua ce ne abbiamo una presa. Ora laggiù l'arco credo che ci arrivi. Sì, infatti ci arriva. Quest'arco ha un rage incredibile e bellissimo. Lì c'è anche un'alce femmina. È pieno di cervi coda bianca femmina. Quindi meno male che mi sono portato l'arco, perché è veramente buono per cacciare i coda bianca. Ora proviamo 47 metri. Dovrebbe essere una distanza abbastanza buona, ma preferisco in realtà farlo ancora avvicinare, perché aveva proprio quel tronco davanti che poteva bloccare la mia freccia. Ce l'abbiamo perfettamente sotto mira. E vediamo se da qua arriva. Esatto. Ora ho finito le frecce con il segnalatore, quindi possiamo utilizzare le altre. L'alce femmina è sempre lì. Laggiù invece di nuovo ho visto l'altra coda bianca, sempre femmina. E questo mega cervo coda bianca da che abbiamo davanti, prima non l'avevo nemmeno notato. È un maschio, beh in realtà non è proprio così grosso, ma comunque 60/85 kg non è per niente male. Quindi ora aspettiamo che si fermi e appena ce l'ho sotto mira fermo lo posso prendere con l'arco. È già una buonissima distanza, quindi potrei anche prenderlo, però in realtà preferisco prendere entrambi i polmoni perché sennò non muore sul colpo. Vediamo quando si ferma, perché se continua a avvicinarsi così non riesco a prenderlo più troppo bene. Perfetto, quindi si è fermato. Vediamo se riesco a prendere entrambi i polmoni, a quanto pare sì. Ho fatto un colpo perfetto. Comunque, come vedete, l'arco infatti non fa rumore perché quell'alce, che era decisamente vicina, non l'abbiamo nemmeno fatta scappare. E siamo solamente su una torre da caccia e ho già preso tre animali e in più adesso abbiamo sia un alce che un altro cervo coda bianca femmina. E dietro a quel ramoscello, ma dovremmo comunque riuscire a prenderla. L'alce non muore ovviamente sul colpo, ma dovrebbe morire dopo un po'. Ovviamente l'abbiamo presa su a un polmone. Ora, dato che abbiamo ucciso tantissimi cervi... Ah, ecco, l'alce l'ha fatto scappare in realtà il cervo coda bianca, ma vabbè, alla fine comunque era di nuovo una femmina. Possiamo dire comunque andare a confermare tutti questi animali. Ovviamente non corro perché ho usato l'arco e quindi non ha fatto rumore. Quindi eccoci qua, il nostro primo cervo coda bianca femmina, che deve essere la prima che abbiamo presa. Quindi l'abbiamo presa al polmone e al fegato. Colpo che l'ha fatta morire subito, direi. Femmina decisamente normale. Qua di fianco abbiamo la nostra alce. E soprattutto per non farmi vedere ho utilizzato anche questo spray anti-odore, che in realtà non l'ho tirato fuori. Comunque in realtà questa qua ho usato questo di pittura, questa pittura facciale, per farmi riconoscere molto meno facilmente. E poi questo elimina odore.
che dura per 30 minuti. Ora l'ho usato, è già passato un quarto d'ora, quindi devo ancora aspettare un bel po' prima di poterlo di nuovo utilizzare. È durata, l'alce femmina è rimasta viva per 9 secondi. E alce femmina, quindi ovviamente non ci dà punti. Ora andiamo a confermare gli ultimi due cervi coda bianca, quindi il maschio e la femmina. Ed eccoci qua, vediamo se riesco a fare magari un trophy shot con l'altro cervo coda bianca femmina. Allora, cervo coda bianca da punteggio 143, quindi un punteggio medio. 80 kg di cervo, è morto sul colpo. Facciamoci una foto, vediamo se riesco a farla insieme all'altro cervo. Purtroppo non riesco a avvicinarmi di più al cervo coda bianca femmina perché è troppo lontana. Ma comunque questa è la foto che è decisamente, sembra decisamente bella. Vediamo solo se riesco ancora a avvicinarmi un pochettino. Ecco qua, perfetto. Quindi abbiamo questo cervo coda bianca che non è male comunque come cervo maschio soprattutto. Accettiamo, posso venderlo. Ora qua di fianco abbiamo la nostra femmina da confermare. E poi continuiamo a dirigerci verso altri animali. Quindi eccola qua. Polmone, fegato e stomaco, un colpo che anche questo che l'ha fatta morire subito. Infatti ora di ferimento è rimasta viva per 0 secondi dall'ora di ferimento. Ci è comparso il riquadro dell'alce maschio, infatti quando è comparso il riquadro ho guardato bene e ce l'abbiamo davanti. Meno male che è comparso il riquadro perché non l'avevo nemmeno visto. Sta dormendo e non so in realtà come ha fatto ancora a non vedermi. Comunque proviamo a prendere entrambi i polmoni. Ok, ucciso sul colpo, ovviamente dato che è morto sul colpo o l'ho preso al cuore o l'ho preso in entrambi i polmoni, anche se è più probabile che l'ho preso in tutti e due i polmoni. Quindi possiamo confermare anche quest'alce maschio, polmone più osso del collo. Ah, quindi praticamente sì, l'ho ucciso sul colpo ovviamente. Maschio da 465 kg e un maschio decisamente piccolo in realtà. Provo a farmi magari anche una foto. Ho cercato di fare in modo che il personaggio tenesse i palchi dell'animale, ma più di così non riesco a fare perché sennò passa attraverso i palchi, quindi non posso fare meglio di così. E questa dovrebbe essere la nostra foto. Quindi vediamo se riesco a inquadrare un po' meglio. Ecco qua. Foto con un'alce piccola, ma comunque ci sta. Ovviamente la vendo e continuiamo la nostra caccia. Comunque, per chi si chiedesse che arma magari portarsi in questa mappa, secondo me l'arco, questo qua, l'arco composito, è veramente un arco buonissimo. Perché può prendere tutti gli animali di questa mappa, non fa rumore, quindi non vi fa scappare gli altri animali. E in questa mappa ce ne sono veramente tanti, soprattutto per i cervi coda bianca che non sono così facili da trovare. Il non farlo scappare è buonissimo. Ora qua davanti abbiamo un'alce femmina, che prima di magari farmi caricare è meglio che la uccido. Anche se in realtà si sta dirigendo un po' dalla mia parte opposta, ma sta tornando indietro. Vediamo che colpo riesco a fare. Dovrebbe uscire da dietro quei cespuglietti. Vediamo. Esatto. Perfetto, colpo al cuore, credo. Poi laggiù ho visto dei palchi di alce. Ora me li segno così mi ricordo dove sono. E dopo andiamo a prenderli. Ora confermiamoci l'alce. Poi devo controllare il tempo di quanto dura ancora. Ecco, 2 minuti, quindi è meglio che me lo spruzzo. Mentre che invece della pittura facciale dura all'incirca 240 minuti. Quindi di tempo ce n'è ancora. Confermiamo alce femmina, appunto, colpo al cuore. Davanti a noi ce n'era un'altra. Ma se non ci viene proprio verso di noi è meglio che la lascio stare. Anche perché usare frecce per delle femmine che non mi pagano preferisco in realtà non usarle. Ecco qui i palchi di alce. Sono di dimensioni abbastanza grandi, non sono per niente male effettivamente. Quindi palchi di alce, vediamo, 180 di punteggio, che sì, quindi di un alce che è decisamente grande. Ora, dato che siamo magari più vicini alla nostra tenda, se sparo gli animali magari si spostano più verso la mia tenda. Quindi preferisco in realtà sparare a quest'alce femmina, così gli animali magari che sentono il colpo si spostano più verso la mia tenda. Ora, ovviamente non sono sicuro che il piano funzioni, però spero di prendere anche l'alce al cuore, possibilmente. Non l'ho preso al cuore, ma comunque se l'ho preso ai polmoni dovrebbe morire lo stesso. Ovviamente colpo ai polmoni, quindi non l'ha fatta scappare troppo lontano. Ho mancato il cuore di pochissimo perché ho sparato all'incirca in questo punto. E peccato, comunque 10 secondi in cui è rimasta in vita. Ora, direi che ci possiamo teletrasportare verso la mia tenda.
Quindi andiamo subito e abbiamo un Alchemask che ci sta già chiamando. Che tra l'altro è anche molto vicino. Questo Alchemask che ci sta venendo addosso è decisamente un problema, anche perché qua non posso di nuovo posizionare il mio Tristend. Ora aspettiamo e ovviamente lo prendo con l'arco così non faccio rumore, anche perché qua deve essere pieno di cervi coda bianca. Vediamo solamente dov'è, dovrei avercelo praticamente davanti. E difatti eccolo qua, vado già sui palchi, quindi è meglio che mi tiro su e prima che mi carica, meglio che lo uccido. Colpo, spero al cuore, direi. Va bene, sì, dai, comunque lo uccido sul colpo. Non credo di averla presa al cuore perché la freccia mi sembrava che andasse un po' troppo più in alto. Comunque, vediamo se l'ho preso al cuore. Alce maschio, palchi più o meno come quelli che abbiamo trovato per terra. Colpo al cuore, quindi l'ho ucciso sul colpo, ovviamente. Va bene, 134 punti. Qui davanti a noi abbiamo un orso che sta scappando. Vediamo se riesco a fare un buon colpo, anche se è messo dalla parte opposta. Preferisco in realtà che si giri un attimino. Orso femmina da 150 kg all'incirca. Dato che si è fermato così dovrei riuscire a prenderlo a entrambi i polmoni. Vediamo cosa riesco a fare. Ok, colpito, di colpirlo l'ho colpito. Ora non so se muore subito, ma dovrebbe morire perché l'ho preso ai polmoni. Credo sia morto, sì. Ricarichiamo l'arma perché non ho più colpi. Infatti ovviamente colpo ai polmoni barra cuore. Direi che l'ho preso ovviamente ai polmoni perché sennò sarebbe morto sul colpo. Vediamo, è morto in una posizione veramente incredibile. Sembra ninja, un ninja, l'orso ninja, perfetto. Polmone ovviamente. Comunque il cuore ce l'ha molto più indietro. Devo ricordarmi questa cosa, perché il cuore ce l'hanno molto più indietro gli orsi. Che poi in realtà oggi il mio obiettivo erano i cervi coda bianca, ma stiamo trovando tutto a parte quelli. O comunque stiamo trovando i cervi coda bianca femmina. E io volevo trovare in realtà i maschi, ma stiamo trovando tutto a parte che quelli. Stavo per dire finalmente che potevo usare questo Tristend, ma a quanto pare l'alcemasco che mi sta venendo verso di me si è fermato per dormire. Quindi il mio Tristend in questa caccia direi che non mi è servita molto. Quindi alla fine sono riuscita ad avvicinarmi all'alce che sta dormendo. Ora vediamo di fare un bel colpo. Quelli dovrebbero essere all'incirca sui polmoni. Vediamo cosa riesco a fare. Quindi ovviamente preso, si sta alzando. Speriamo solo che non mi carica, però non sembra che stia morendo. L'ho colpito di nuovo, questa volta l'ho preso perfettamente ai polmoni. Ho visto la freccia. Vediamo quando muore. E io nel mentre lo inseguo. Ed ecco qua finalmente il nostro alce maschio. Confermiamo. Quindi primo colpo al polmone destro, mentre che il secondo l'ha preso solamente al corpo, ma comunque dovrebbe avergli fatto un po' di danno. Rimasto vivo per 1 minuto e 45 secondi. E finalmente riesco ad utilizzare anche il mio Tristend. Abbiamo un cervo coda bianca maschio. Finalmente l'ho trovato. In realtà questa caccia si è trasformata soprattutto in realtà a fare punti di esperienza con questo arco. Allora, adesso dovrebbe uscire subito da dietro quei cespuglietti lì. E appena esce dovrei avercelo sotto mira. Vediamo un po' che... Ecco, perfetto, infatti. Ora, appena si ferma, dovrei riuscire a prenderlo decisamente bene, anche perché adesso ho tutti e due i polmoni sotto mira. Vediamo se riesco a ucciderlo sul colpo, speriamo di sì. Perfetto. Non è morto sul colpo, ma comunque l'ho preso i polmoni, quindi dovrebbe morire facilmente. Casomai non morisse, provo a sparargli anche un colpo con il fucile, ma vediamo se muore, dovrebbe morire abbastanza velocemente. Ora provo ad andarlo a seguire, è un maschio anche abbastanza piccolo in realtà questo. A quanto pare il colpo di arco non è bastato per farlo morire, anche se l'ho preso ai polmoni e al cuore. In realtà solo polmone, ma ora provo a sparargli un colpo col fucile. Perfetto. E col fucile ovviamente sono riuscito a buttarlo giù. Quindi andiamo a confermare e direi che per questa caccia ci possiamo anche fermare, direi. Ed ecco qua il nostro cervo coda bianca, maschio ovviamente. Quindi confermiamo, vediamo un pochettino. Secondo colpo l'ho preso al cuore con il fucile, quindi ovviamente l'ha ucciso sul colpo. Mentre che il primo l'abbiamo solamente preso al polmone sinistro. È un cervo decisamente molto più piccolo del primo, ma comunque è morto comunque in un minuto. Va bene. Comunque raga, alla fine questa caccia doveva essere in realtà una caccia ai cervi coda bianca, ma a quanto pare si è trasformata in una caccia a fare esperienza con questo arco composito. Devo dire che comunque come arco è veramente buonissimo, perché riesce a buttare giù qualsiasi tipo di animale, e ho anche alci, orsi, cervi. Ovviamente
Poi dovrò provarla anche su altri animali, ma comunque è buonissimo come arco. Proveremo poi in una futura caccia di nuovo ai cervi coda bianca a trovarne magari uno più grande di cervo coda bianca, magari con 200 punti almeno. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Ragazzi, ci vediamo, ciao!